No. A lei, ci richiamo sul palco e iniziamo la nostra chiacchierata, visto che poi anche l'orario si presta, perché vabbè, ancora c'è Chiaro, però poi uscirà questo astro che così tanto amiamo, così tanto abbiamo sentito nostro e sentiamo nostro, così tanto ci ha influenzato, ci influenza. Poi, come ricordava prima Chiara Cabassi, siamo all'interno della festa della Malvasia, anche per il vino, ecco, che si seguono le fasi lunari, quanto è importante appunto la luna. Il tema è Dalla Terra alle Lune, un viaggio cosmico in compagnia di Plutarco, Kepler e Huygens. Quindi la luna, la presenza della luna nella nostra vita, nella vita dell'uomo, l'influenza della luna appunto nella storia dell'uomo ha radici molto molto lontane. Io non vorrei sembrare reticente, no? Però poiché c'è un altro libro che mi sembra che in questi giorni, no, potrebbe essere più adatto, che si chiama La democrazia impossibile, forse sarebbe stato meglio, no, parlare di quello. Però parliamo pure della Luna, no? Nell'attesa, no, che arrivi il nuovo governo, e poi magari un giorno torno e parleremo anche di quel tema lì, sì. Ma dunque, la Luna, a parte che adesso non è l'ora naturalmente di parlare della Luna, però non è soltanto la Luna che ha affascinato gli uomini fin dall'antichità. Ovviamente è la cosa più visibile insieme al Sole, con la differenza che il Sole è meglio non guardarlo, no? Perché altrimenti arrivano problemi agli occhi. Mentre la Luna è uno spettacolo straordinario e è il primo astro che fa veramente pensare. Perché quando non c'è la luna, per esempio, nei momenti di luna nuova, uno guarda al cielo, vede queste stelle, no? E le stelle si muovono in una maniera molto semplice, no? Se uno ha tempo, oggi non credo che lo faccia più nessuno, no? Perché abbiamo altre distrazioni notturne, no? Cioè la televisione, il cinema, la luce elettrica, che ci permettono di starcene a casa, no? E ci impediscono praticamente, anche con l'inquinamento luminoso, di vedere il cielo. Ma all'epoca, quando le uniche due distrazioni erano appunto una al cielo e l'altra quella che permette alla specie di moltiplicarsi, no? E di andare avanti, e che però richiede un tempo limitato, diciamo così, no? Quindi prima, dopo, durante, no? Uno guardava il cielo e si accorgeva, no? Che le stelle si muovono tutte insieme, no? Di concerto, visto che abbiamo qui degli strumenti musicali, e si muovono in maniera rotatoria, no? Cioè si può immaginare, e subito lo fecero gli antichi, che stanno tutte su una sfera, si chiama appunto la sfera delle stelle fisse, e questa sfera gira attorno a un asse che è puntato verso un punto del cielo che oggi è la stella polare, e che però nell'antichità erano stelle diverse, no? Perché questo si è poi scoperto in seguito, no? L'asse di questa rotazione, che poi in realtà è quello della Terra, in realtà si muove, no? Nel corso del tempo, si muove però molto lentamente nel giro di 26.000 anni, no? È la cosiddetta precessione degli equinozi, no? Che fa cambiare, tra l'altro, per chi fosse interessato, non so tra voi, fa cambiare tutte le case dell'astrologia. Quindi noi continuiamo a credere io non ci credo ovviamente, no? No, di appartenere, perché siamo nati in un certo giorno dell'anno, di un mese, no? Dell'anno, di appartenere a certi segni zodiacali, ma quelli erano i vecchi segni che c'erano qualche migliaio di anni fa. Quindi chi di voi legge gli oroscopi sappia che sta leggendo gli oroscopi di altre persone, non di se stesso, e quindi che trovi o no delle affinità con quello che viene detto, ovviamente è assolutamente irrilevante. Ma questo per dire appunto, no, che le stelle si muovono in maniera abbastanza semplice, se uno volesse spiegarlo. Apparente ovviamente, perché sappiamo che non sono loro che si muovono, bensì noi che ci muoviamo, ma questa è una cosa che si scoprì molto dopo. Invece la Luna è molto interessante, perché anzitutto non la si vede sempre. Prima di tutto, durante la notte si muove, no? E si vede chiaramente, no, che sale e poi scende, no? Ha un movimento che è simile a quello del Sole, no? E quindi uno può immaginarsi ovviamente, no, che tutte e due, no, si muovano nello stesso modo, girino entrambe attorno alla Terra, no? E la cosa interessante è che, benché i loro movimenti siano simili, è vero che la Luna gira attorno alla Terra, ma non è vero che il Sole gira attorno alla Terra. Oggi però
è facile dirlo questo, però per gli antichi era ovvio pensare che tutti e due questi astri si muovessero in questo modo. La differenza tra il Sole e la Luna è che la Luna ha quelle che si chiamano le fasi, no? Infatti non a caso anche le persone che hanno delle fasi si chiamano lunatiche, no? Perché sono fatte in quel modo lì, no? E queste fasi sono strane, perché a volte la Luna si vede interamente, no? Poi a volte si vede in falci, calanti o crescenti, e a volte non si vede. E quindi spiegare come mai ci sia questo strano movimento, diciamo così, e questa strana apparenza della Luna è stata una delle grandi scoperte dell'antichità. Addirittura la filosofia è nata così, o perlomeno la filosofia che oggi è diventata di moda, nel senso che la si chiama la filosofia classica, no? Quella cosiddetta la filosofia dell'essere di Parmenide, no? Si racconta, questo è Popper che lo spiega così, si racconta che Parmenide in realtà si è arrivato a immaginare questa sua filosofia dell'essere, che è una cosa niente affatto intuitiva, no? Perché è l'idea che, certo, quando noi guardiamo attorno a noi sembra che le cose cambino, che ci siano le apparenze, no? Che l'erba cresca, che poi secchi, no? E così via. Ma Parmenide dice sono apparenze, per l'appunto, no? La verità che sta dietro a queste apparenze è che ci sono delle cose che rimangono immutate, no? L'essere, per l'appunto, no? Se volete dei lumi maggiori su queste cose, rivolgetevi a Severino, no? Che da 90 anni, no? Scrive libri, no? Su questa filosofia, no? Senza accorgersi che molta acqua è passata, no? Sotto i ponti. Ora, da dove è venuto questa idea a Parmenide che dietro all'apparenza ci fosse, per l'appunto, questa questa assolutezza, no? Questa permanenza, no? Gli è venuta, dice Popper, guardando appunto la Luna. Perché prima, per spiegare la Luna, il suo grande oppositore, che era Eraclito, no? Che era il filosofo del divenire, invece, quello che aveva una filosofia sensata. Uno dice, vedi il fiume che scorre, il fiume veramente scorre, no? Eccetera, no? Quando entri dentro il fiume non ci entri mai due volte nello stesso fiume, perché il fiume è cambiato, non è più quell'acqua lì, eccetera. Sembrava la cosa ovvia, no? Come mai arriva Parmenide e cambia completamente la filosofia? Perché Eraclito, che era una persona un po' strana, talmente strana che i suoi contemporanei lo chiamavano Eraclito l'oscuro, no? Cioè che quando parlava non si capiva niente, era l'analogo di Severino stesso o di Cacciari, no? Di tutti questi filosofi, no? Che se uno legge, boh, dice chissà cosa dicono, no? E chissà perché lo dicono e chissà se sanno che cosa dicono, eccetera. E l'idea di Eraclito era che la Luna ha queste fasi perché è una scodella, no? Pensa tu. E dentro questa scodella c'è del fuoco, no? E quando la scodella è rivolta verso la terra, no? Allora ovviamente noi vediamo il fuoco, no? E tra l'altro il fuoco, la Luna sembra d'argento, no? Il Sole si può immaginare che sia un fuoco, ma comunque lasciamo perdere, no? Dai filosofi non si può pretendere troppo. Tu non sei filosofo? Non sono filosofo. No, e non ci sono filosofi qua in sala. Ma secondo me non si offendono. E non lo direbbero, solo alla fine si riveleranno, no? Nella loro essenza, no? Così, no? E allora l'idea è quella, no? La scodella ti si presenta così e tu vedi la Luna piena, no? Quando la scodella è girata dall'altra parte, tu il fuoco non lo vedi perché è nascosto, quindi quella è la Luna nuova, no? E mentre si gira, no, ne vedi solo una parte, no? Perché la scodella si piano piano, no, si oscura, no? Ed è una teoria abbastanza balzana, no? E l'idea di Parmenide invece fu una vera e propria scoperta scientifica. Noi tutti lo ricordiamo oggi per quelle sciocchezze sulla filosofia dell'essere, no, contrapposta al divenire, che interessano appunto a quei quattro gatti che ho già nominato, no? Mentre invece la vera scoperta, no, è stata che ma il motivo per cui la Luna cambia le sue apparenze è perché anzitutto non brilla di luce propria. Questa è già un'affermazione abbastanza pesante, no? Perché il Sole, no, si può immaginare che sia un fuoco che brucia, no? Mentre invece la Luna effettivamente, no, non dà questa apparenza. Quindi brilla quando è illuminata dal Sole, no? Però poiché si muove, no, attorno alla Terra, lei è una sfera e la sfera è sempre uguale. Non è che cambi la forma della Luna.
cambia soltanto la posizione reciproca della Terra, della Luna e del Sole, e allora a seconda di come sono disposti questi astri, certo che se il Sole sta dietro a noi, noi siamo in mezzo e la Luna ce l'abbiamo davanti, allora la Luna è completamente illuminata ed è quella che chiamiamo la Luna piena, no? Se invece al contrario, no? Noi siamo da una parte, la Luna in mezzo e il Sole dietro, noi siamo accecati, diciamo così, in maniera un po' ingenua, no? Oggi sappiamo che è un problema legato al fatto che la luce si diffonde nell'atmosfera, no? Comunque l'idea è giusta, no? Se la Luna sta tra noi e il Sole, allora noi non la vediamo e vediamo soltanto il Sole, e quella è la Luna nuova, e man mano che si muove ne vediamo una parte o un'altra, no? Però la cosa interessante è che le fasi lunari sono apparenti. Non è che la Luna cambia, no? La Luna è sempre uguale, sta lì con la sua sfera, no? Quello che cambia è la sua posizione, no? E la sua illuminazione. E allora poi dopo Parmenide estrapolò da questo fatto, no? Che ci sono apparenze, le fasi, no? E c'è un'essenza, un essere, no? Che è la sfera della Luna, e disse: ma allora tutte le cose saranno così, no? Quindi anche dietro alle apparenze della nostra vita quotidiana, che sembra che le cose cambino, però dietro c'è qualche cosa che rimane. E oggi, di nuovo, sembra una cosa un po' ingenua, ma se uno la interpreta in maniera sensata, cioè scientifica, no? Allora queste diventano i principi di le cosiddette leggi di conservazione. Quando studiamo a scuola, no, ci insegna la legge di conservazione della quantità di moto, la legge di conservazione dell'energia, eccetera, che ci dice: certo, l'energia per esempio cambia, si trasforma, no, da potenziale a cinetica, eccetera, però la somma di queste due energie rimane fissa, no, la quantità totale. E ce ne sono tante, anzi la scienza in parte, no, è proprio quello, cercare di vedere che cosa rimane immutato dietro alle apparenze, no, che sembrano invece dirci che le cose cambiano. Quindi a partire appunto da un'immagine così banale come potrebbe essere la Luna, no, e poi nasce questa idea di Parmenide dell'essere, e poi gli scienziati rendono sensato quello che è l'intuizione poetica, no, diciamo così, non dico insensata, appunto una scintilla che poi però genera un fuoco, no, così. Vogliamo fare questo viaggio, visto che c'è un viaggio descritto in questa pubblicazione, vogliamo farlo anche cercando, insomma, possibilmente di arrivare un po' a tutti, di sintetizzare, perché sono tanti gli spunti che possono arrivare da questo libro, cercando appunto di raccontare quella che era la visione di Plutarco, quella che era la visione di Keplero e quella di Huygens. Quindi ci spostiamo in diverse epoche, anche visioni completamente differenti, tanti errori che vanno ovviamente che poi sono stati evidenziati, ma comunque c'è il fascino di questa fascinazione stessa nei confronti della Luna. Ma anzitutto dovrei spiegare come mai quei tre personaggi, no, e non magari altri tre, no, o perché tre e così via. La cosa interessante, perché è una storia strana, cioè c'è anzitutto agli inizi di tutto questo, no, c'è Plutarco. Plutarco era un personaggio straordinario, era un sacerdote del Tempio di Apollo a Delfi, era un grande scrittore di storia, no, è passato alla storia per quelle che si chiamano le vite parallele, ebbe l'idea di raccontare la storia dei greci e dei romani attraverso i grandi condottieri, i grandi eroi, i grandi politici, diciamo così, personaggi, no, che avevano segnato la storia, e di farlo in maniera parallela. Questo per insegnare ai romani, che in fondo loro credevano di aver scoperto tutto, ma ripetevano quasi soltanto quello che era già stato fatto dai greci, no, perché poi i personaggi hanno un certo numero finito di tipologie, no, e già c'erano state con i greci. Ora, quel libro lì ha veramente cambiato il mondo occidentale, perché è stato un libro che tutti hanno letto, ed è stato letto non soltanto nelle scuole, no, ma anche e soprattutto da coloro che poi effettivamente sono diventati condottieri, capi di Stato, ministri, politici e così via, fino praticamente alla fine dell'Ottocento. Quindi oggi Plutarco è abbastanza dimenticato, non lo si studia più, non lo si legge più, i tempi cambiano così, no? Però una volta i tempi cambiavano più lentamente, no? E quindi effettivamente lui è vissuto a cavallo tra il primo e il secondo secolo della nostra era, e per quasi due millenni, no, questo libro effettivamente ha ispirato moltissime persone, una delle quali per esempio ce ne sono state tantissime, no? Insomma, ma adesso quello che a me interessa, no, è stato Keplero.
Ora, Keplero viene 1500 anni dopo, praticamente, 1300-1400, cioè alla fine del 600, Keplero, un giovane studente, va a scuola, no? E gli capita di leggere un dialogo però di Plutarco, che non ha a che fare con le vite parallele, perché dopo aver scritto quest'opera straordinaria, sterminata, sono 2000 pagine, no? di racconto, Plutarco ha anche scritto un'altra opera sterminata, che in realtà è una collezione di dialoghi, di saggi, su tutto, perché bisogna essere vegetariani, per esempio, adesso queste cose ritornano di moda, quindi Adelphi, per esempio, ha ripubblicato questi piccoli dialoghi e così via, no? Oggi quella collezione viene chiamata Moralia, perché ce n'erano un 100-520, cioè, di questi dialoghi, molti sono andati perduti, ne rimangono un'ottantina, ma una parte di questi erano dialoghi morali, che parlavano appunto di morale, di etica, eccetera. E colui che ha editato, che ha curato la collezione secoli fa, no? Era evidentemente interessato a quelli, no? E quindi li ha chiamati Moralia, no? Anche se poi moltissimi parlano di tutt'altro, no? E uno di questi dialoghi si chiamava La faccia della luna. E allora ecco il motivo, no? Per cui c'è il legame con la luna. E che cosa raccontava Plutarco in questa faccia della luna? Raccontava, cercava di spiegare per quale motivo la luna sembra una faccia quando noi la guardiamo. Infatti la sera, se noi andiamo a vedere la faccia della luna, ci accorgiamo che ci sono delle macchie su questa luna, no? Che sembrano messe come due occhi, un naso, una bocca, no? Vista da lontano, fin dall'antichità evidentemente, dava questa impressione. E allora la sua idea è di raccontare, cercare di spiegare perché la luna sembra una faccia. E lo fa, ed è questo l'interesse oggi per noi di leggere questo dialogo, lo fa raccontando le varie teorie che c'erano all'epoca. Qualcuno pensa che, per esempio, no, che queste facce siano dei laghi, no, per esempio, o dei grandi specchi d'acqua, no, che riflettono la luce in maniera diversa, no? Altri invece hanno teorie diverse. Qualcuno pensa che la luna sia evanescente, no, e che quelli siano semplicemente rarefazione, no, di questo gas, oggi noi diremmo, no, di cui è fatta la luna, eccetera. Ma così facendo, Plutarco ci racconta quello che gli antichi credevano o sapevano della scienza dell'epoca, no? Ed è interessante perché moltissime cose sono andate perdute, no? Quindi è anche un dialogo storico che ci dice che cosa sapevano i greci e poi i romani, perché lui viveva all'epoca dei romani, no? Di queste cose. Ma Keplero lo lesse appunto verso la fine del 600 e del 500 e gli piacque moltissimo questo dialogo, anche perché Plutarco non era perfetto, no? Oltre, se tutto era un sacerdote, quindi già men che perfetto, no? Ma oltre ad essere un sacerdote era anche un filosofo, no? E questa è una doppia imperfezione, no? Poi faceva il letterato, no? Così, che non è una perfezione, ma perlomeno non è un demerito, no? Diciamo così. E alla fine di questo dialogo ci mette dentro anche tutte le questioni mitologiche, no? Quindi in particolare c'è, cioè, tutta la reinterpretazione, ad esempio, del mito del ratto di Proserpina, no? Attraverso le fasi lunari, no? E si scopre che gli antichi a volte forse raccontavano dei miti perché volevano divulgare anche delle scoperte scientifiche, appena detto quella di Parmenide, no? Cioè dietro a queste immagini o questi racconti, che se uno li legge senza avere la visione storica possono sembrare ingenui da una parte, sciocchi dall'altra, no, eccetera, invece forse si nascondevano delle teorie anche interessanti. Questo risale in realtà a Pitagora, perché è stato lui che ha inventato l'idea che ci sono due tipi di pubblici, no? C'è il pubblico come quello che abbiamo questa sera qui, che loro chiamavano degli uditori, no? Di quelli che vanno alla sagra, no? Del paese, poi sono stanchi dopo aver gozzovigliato per ore, no? Mangiando le prelibatezze del luogo, si siedono un momento, no? Su delle sedie che sono state messe lì a disposizione, no? E stanno a sentire quello che uno dice, no? Sono gli uditori, appunto, come quelli che vanno a un concerto, no? Così, che sentono con le orecchie, no? E i greci li chiamavano acusmatici, no? L'acustica è appunto, no, la scienza del suono, no? Ma poi ci sono invece quelli che vogliono imparare il mestiere, no? E oggi li chiameremo i dottorandi, no? Quelli che vanno a fare il dottorato alla scuola, all'università, o anche semplicemente gli studenti, no? Che vanno a imparare, no? Così. E il mestiere all'epoca, no? Si chiamava matesis, no? L'apprendimento del mestiere, e coloro che erano gli apprendisti di un mestiere si chiamavano matematici.
Quindi Pitagora inventa il nome di matematico, ma non per coloro che vogliono imparare la scienza dei numeri o anche quella, perché poi quella era quella che insegnava lui, però più in generale quelli che vogliono apprendere un mestiere, no? Cioè sono gli apprendisti, diciamo così, stregoni direbbero i filosofi, no? Perché poi la scienza è così. E quest'idea, no? Di rivolgersi a due pubblici diversi, usando ovviamente due linguaggi diversi, perché se mi rivolgo ai matematici, agli apprendisti, parlo di matematica, gli faccio le dimostrazioni, eccetera. Se mi rivolgo però invece agli acusmatici, agli uditori, racconto delle storie, no? E allora anche Plutarco faceva così, no? Quindi racconta, ci spiega come molti miti fossero le storie divulgative che nascondevano forse, no, un sapere più profondo, no, e più concreto anche, no? E proprio perché racconta queste storie che Plero viene influenzato, no? E allora gli viene l'idea di scrivere anche lui un racconto di questo genere, di fantascienza però. Ormai la scienza è arrivata, no? Con lui, con Galileo, no? Quello è il momento, no? Fine 500, inizio 600, anzi Borges, grande scrittore sudamericano, diceva questo libro di cui adesso parlo, di Keplero, è stato il primo racconto di fantascienza, perché prima si faceva fantasia, fantasy lo si chiamerebbe oggi. Per esempio l'Ariosto ci va sulla Luna, ma come ci va? Con l'ippogrifo, no? Eccetera, no? Prima ancora Luciano, no? Che scrisse questo dialogo, questo racconto che si chiama La storia vera, anche lui, no? Va sulla Luna, come ci va? Beh, ci sono delle persone che stanno su una nave, ad un certo punto un turbine le prende, no? C'è un uragano, le porta là, vabbè, quella è fantasia, no? Come quei film di Spielberg, no? Più o meno la stessa cosa, no? Mentre invece, no? Keplero, che è uno scienziato, dice io racconto un racconto fantastico, però ci metto dentro della scienza, no? E scrivo un racconto di fantascienza. E questo racconto si chiama Somnium, il sogno, no? Ed è un sogno in cui lui racconta, c'è questo bambino, che è lui tra l'altro, no? Che ha una mamma che sembra un po' una strega, no? Una che è una fattucchiera, che fa delle strane cose, no? E che fa queste magie e cerca di portarlo, no? Evocare degli spiriti che lo possano portare sulla Luna, eccetera. Tra l'altro questo racconto lo fece finire male, perché è talmente chiaro che lui sta parlando in maniera autobiografica che sua madre fu accusata veramente di stregoneria. Quindi lui dovette abbandonare il lavoro che stava facendo per qualche anno e dovette difendere sua madre del processo di stregoneria, e riuscì a scagionarla, appunto, e però ovviamente, no, perse un sacco di tempo. No, così. E questo racconto rimane, e però è ispirato talmente a Plutarco che lui disse quando lo si pubblicherà, lui non lo pubblicò mai e fu pubblicato poi postumo dai figli, dice quando lo si pubblicherà vorrei che fosse pubblicato insieme al libro di Plutarco. Perché è come se fosse il seguito, no? E che cosa fa lui? È una cosa molto interessante, perché Plutarco aveva già scritto un racconto su come gli uomini vedono la Luna, no? E allora lui si immagina, dice, facciamo una cosa diversa, andiamo sulla Luna e chiediamoci come noi vedremmo la Terra vista dalla Luna, no? E lo vuole fare perché ovviamente essendo un copernicano, no? Vuole in realtà, no, raccontare come è fatto veramente il mondo, no? Cioè vuole raccontare che la Terra si muove, no? E come fa a raccontare che la Terra si muove? La cosa più semplice è dice andiamo sulla Luna, no? E immaginiamoci di vedere la Terra dalla Luna. Ora uno dice capirai che problema, no? Cioè la Terra dalla Luna si vedrà in maniera simmetrica a come si vede la Luna dalla Terra, no? Quindi la sera, no, non c'è sera ovviamente, no, ma si alza ad un certo punto, no, poi si abbassa, no, quindi c'è un periodo in cui c'è questo moto, no, della Terra nel cielo della Luna, no, e poi ci avrà le fasi nello stesso modo, no. Ma lui dice non è mica così. Tanto per cominciare lo spettacolo è completamente diverso, perché la Luna dalla Terra la vedi in bianco e nero, no? Mentre invece la Terra dalla Luna la vedi a colori. Perché la Terra, no, c'ha gli oceani, c'ha le grandi foreste, eccetera, quindi è colorata, quindi è il passaggio dalla TV in bianco e nero alla TV a colori. Poi è molto più bella, no? Perché è il passaggio dal piccolo schermo al maxi schermo. Perché la Luna è molto più piccola della Terra, la Terra è molto più grande della Luna, no? Ovviamente sono la stessa affermazione, ma vista da due punti di vista diversi. La Terra è circa 3,5 volte in diametro il raggio quello della Luna. Quindi la sua superficie è 10 volte, no? Perché è moltiplicata per pi greco, no? Raggio quadrato per pi greco, no? E quindi è un pallone enorme, no? Colorato. E poi soprattutto la cosa più bella, no? È questa che uno dice, ah,
come mai noi vediamo la faccia della Luna sempre? Beh, quello è abbastanza chiaro, no? Perché la Luna dà sempre la stessa faccia alla Terra, no? Il che vuol dire che non soltanto la Luna gira attorno alla Terra, ma gira anche su se stessa, solo che gira piano piano, no? E ci mette esattamente lo stesso tempo a fare un giro su se stessa di quanto ci mette a farla attorno alla Terra, e questo è il motivo per cui la faccia che noi vediamo è sempre la stessa. Ma se questo è vero, no? Come d'altra parte è vero perché lo vediamo, no? La faccia è sempre quella, allora se la Terra, se la Luna dà sempre la stessa faccia alla Terra, dalla Luna la Terra noi la vediamo fissa. Quindi è lì enorme, fissa nel cielo della Luna, non si muove, non va su e giù, è più o meno alta a seconda di dove ci troviamo sulla Luna rispetto all'equatore, diciamo lunare, no? Se siamo ai poli, no? Se siamo all'equatore, però è lì ferma, enorme, colorata, e c'è ancora un problema però, ed è il fatto, no? Che proprio perché noi la Luna non la vediamo, perché la vediamo ogni notte ma non ogni giorno, la Terra sta girando su se stessa. Ci mette circa 24 ore, dico circa perché in realtà poi dopo si deve allineare, no? Quindi sono 24 ore e 50 minuti, e se noi fossimo seduti così, no? Sulla Luna come degli astronauti e guardassimo la Terra, la vediamo meravigliosa, a colori, enorme, che gira su se stessa. Nel giro di 24 ore possiamo vedere tutti i continenti, no? Vediamo l'Africa, no? L'America, l'Australia, no? E così via. È uno spettacolo veramente straordinario. E lui ha questa idea straordinaria, no? Di raccontare le cose in questo modo. E così facendo ci spiega moltissime cose sulla Luna, no? Molto interessanti, molte delle quali nemmeno a scuola oggi ce le spiegano, perché era un fior di astronomo e così. No? Ma perché c'è un terzo? C'è un terzo che si chiama Huygens, che è una persona meno nota di Keplero e di Plutarco, che però è stato il più grande scienziato tra la morte di Galileo, che nel 1642, e il momento in cui arriva il libro di Newton nel 1687, che sono i principi a matematica, no? L'opera che cambierà il mondo, la storia, no? Perché lì nasce veramente la scienza, no? La scienza matematizzata, che è poi quella che diventa la tecnologia, no? Il nostro mondo è così grazie a quel libro lì, no? Ma tra quei quasi 50 anni che ci sono tra la morte di Galileo e il libro di Newton, no? Il più grande scienziato in Europa e nel mondo, quindi, no? Era questo signor Huygens, olandese, no? Il quale era anche lui ovviamente un copernicano, no? Ormai era verso la fine del 600, è venuto appunto, no? Nella seconda metà del secolo, mentre Galileo e Keplero erano nella prima metà, e anche lui legge Plutarco, legge Keplero e dice: ah, che bello, perché non lo continuiamo questo dialogo, questo racconto di Keplero, che già era la continuazione di un racconto di Plutarco? E cosa possiamo fare di nuovo? Beh, uno ci ha fatto vedere la Luna dalla Terra, l'altro ci ha fatto vedere la Terra dalla Luna, e Huygens dice: io vi faccio vedere un'altra cosa. Perché? Perché lui ormai era un astronomo di seconda generazione, no? E i primi pianeti li aveva visti proprio bene al cannocchiale Galileo, aveva scoperto le lune di Giove per esempio, eccetera. Ma col crescere dei cannocchiali e quindi della potenza, no? Dell'astronomia, Huygens, che si faceva lui i cannocchiali, si faceva le lenti eccetera, perché una volta bisognava farsi tutto, no? Ha dei cannocchiali più potenti, guarda Saturno, no? E scopre una cosa straordinaria: non soltanto scopre il primo satellite di Saturno che Galileo non aveva mai visto, che si chiama Titano, no? Il più grande satellite, poi Saturno ne ha tanti, in realtà ne ha una sessantina, poi Cassini ne scoprirà altri quattro e così via, no? Comunque il primo l'ha scoperto Huygens, ma scopre soprattutto, o meglio, capisce che quello che Galileo non aveva capito: Galileo aveva guardato Saturno, si era accorto che era un pianeta strano, l'aveva chiamato pianeta trigemino, cioè un pianeta come se fossero tre insieme, dice, sembra quasi una di queste come si possono chiamare, quei piatti dove si mettono le minestre, no? Che hanno due impugnature, no? E poi la pentola, diciamo così, al centro, no? Sembrava che ci fossero delle impugnature, ma non si capiva. E fu Huygens a capire, che dice: ma guarda che strano, sembra che questo Saturno abbia degli anelli, cioè qualche cosa intorno, no, fatto ad anello.
e che cambia ovviamente durante l'anno di Saturno, che dura ovviamente 30 anni nostri, no? Eccetera, no? Quindi è complicato da seguire, no? Eccetera. Il primo che li vide questi anelli fu Cassini, poi il nostro astronomo italiano, no? Grande antagonista ovviamente di Huygens, perché erano loro, no? Che si contendevano la vista di Saturno. E allora Huygens scrive una continuazione del dialogo di Keplero, del racconto di Keplero, dicendo: andiamo su Saturno e vediamo come si vede il cielo da Saturno, perché questa volta ormai lo sappiamo, nel frattempo quando lui lo scrive erano già stati scoperti gli altri satelliti, ce ne sono 5 addirittura, quindi non è come la Luna che ne abbiamo una poverina noi, no, Giove già ne aveva 4, ma là su Saturno ce ne sono 5 addirittura, oggi sappiamo sono 60 eccetera, no? Quindi c'è tutto un via vai nel cielo, no? Tra l'altro questi satelliti sono tutti diversi fra loro, no? Cioè ciascuno ha le sue caratteristiche. Ad esempio Encelado, peccato che non possiamo vedere le immagini, perché Encelado è un pianeta ghiacciato, no? Completamente ghiacciato, ma poi ci fu una sonda che è morta pochi mesi fa, si chiamava la sonda Cassini-Huygens, che li hanno messi insieme, no? Che ha avuto una missione durata quasi 12 anni, no? In giro attorno a Saturno, sono passate da tutte le parti, ad un certo punto è passata vicino a Encelado, l'ha fotografato, si è visto questo pianeta completamente ghiacciato, ma passando vicino al suo bordo ha visto che questo pianeta aveva come dei geyser, sputava a vapore, no? E quindi si è capito che sotto il ghiaccio in realtà c'è dell'acqua, no? E c'è dell'acqua calda, perché ovviamente, no, deve essere riscaldata per poter esplodere come se fosse una pentola a pressione, no? E quindi oggi sappiamo che sotto Encelado c'è un enorme oceano, no, di acqua, e poiché pensiamo che la vita sia nata anche sulla Terra negli oceani, oggi si pensa che quello sia uno dei possibili luoghi, no, in cui c'è la vita, no? Quindi cosa meravigliosa. E ci sono tante altre cose, soprattutto si possono vedere, ma prima di tutte Huygens pensava gli anelli. Come si vede? Come si vedono gli anelli in un pianeta che ce l'ha? Oggi sappiamo che anche Giove ha gli anelli, però sono molto radi, quindi si vede poco, no? E lui se lo immagina, dice: supponiamo di essere qui su Saturno, no? Cosa vedremmo? Beh, vedremmo questi anelli così nel cielo, no? Ovviamente. Solo che li vediamo a volte, no? Quando la fase è giusta, ma se Saturno sta tra il Sole e gli anelli, fa ombra su questi anelli. Quindi se ne vede, si vedono gli anelli, a un certo punto ne manca un pezzo e poi si vede l'altra parte, ma in questo pezzo che manca non si vede assolutamente nulla, perché gli anelli ci sono e bloccano ovviamente l'immagine delle stelle, no? È come se fossero uno schermo tra chi c'è, tra chi è sul pianeta, no? e le stelle. Quindi lì c'è buio pesto proprio, non c'è una stella che si vede. Nel resto del cielo splendono le stelle, anche perché, no, si è nello spazio così. Poi ci sono questi anelli colorati, è una cosa meravigliosa. E allora queste tre opere, scritte a distanza di 1500 anni una dall'altra, le ultime due dalla prima, scritte a un secolo quasi di distanza, le ultime due, che in realtà sono come la continuazione di un racconto, e raccontano prima la Luna e quello che noi sappiamo della Luna fin dall'antichità, poi la Terra e il sistema copernicano, poi il sistema solare, no, e così via. E a me è venuta l'idea di metterle anzitutto insieme, anche per realizzare questo sogno del povero Keplero, che come dicevo prima chiedeva di essere pubblicato sempre insieme a Plutarco, e la cosa straordinaria è che non è stato mai pubblicato insieme a Plutarco, quindi tra il sempre e il mai perlomeno una volta, no, metterle insieme. Ma soprattutto oggi abbiamo un vantaggio enorme, che è quello che possiamo vedere le foto di cosa loro dicono, perché abbiamo avuto appunto le sonde, abbiamo la fotografia ovviamente, no? Abbiamo la stampa a colori, no? E quindi l'idea è stata di far vedere questi, anzitutto di tradurre questi dialoghi in modo che, con una lingua che si adattasse al giorno d'oggi, no? Perché ovviamente loro parlavano, no? Linguaggi strani, no? Il greco uno e il latino gli altri due, no? Poi soprattutto di commentarla, di far capire quante delle cose che loro dicevano, soprattutto Plutarco, erano sbagliate, perché ovviamente il tempo non è passato in vano, no? E quante invece delle cose che loro dicevano come ipotetiche, no? Poi in realtà si sono verificate effettivamente, erano quasi profezie, no? Scientifiche. E poi soprattutto le cose che loro raccontavano oggi le possiamo vedere, no? E allora questa è stata un'impresa, un libro un po' strano ovviamente, no? Perché mette insieme tre dialoghi diversi, no? tre racconti, diciamo così, diversi, classici di scienze, no? Illustrati, commentati,
Ed è un analogo di quello che ho già fatto qualche anno fa, in un altro libro molto diverso, però della stessa concezione, che è la traduzione di del De Rerum Natura, no? Di Lucrezio. Perché quello è un altro libro straordinario, che non c'entra con quello che stiamo dicendo adesso, no? Però è un libro straordinario per me per due motivi, no? Perché anche Lucrezio era un poeta, poverino, no? che scriveva no? In latino, però, no? E oggi chi legge più le poesie latine? Chi legge al più le poesie? Le versioni le fanno sempre. Sì, le fanno sempre, però come diceva giustamente Primo Levi, no? Le fanno fare soltanto perché sembra poesia latina, no? E invece non c'entra niente la lingua di Lucrezio. La cosa interessante di Lucrezio è quello che lui racconta, no? E sono due gli aspetti che a me hanno affascinato quando lo leggevo in traduzioni, tra l'altro fatte da, purtroppo da traduttori professionisti, no? I quali, perché dico purtroppo? Perché i traduttori professionisti vogliono rendere esattamente, no, quello che uno stava dicendo, cioè traducono non soltanto letteralmente ma addirittura cercando di riprodurre, no, la struttura della lingua, no, che andava bene in quella lingua lì. Ma se uno traduce in questo modo, poi dopo quando lo legge qualcun altro, no, e ovviamente diventa una cosa illeggibile, no? È una cosa soltanto per gli addetti ai lavori, no? Io ne avevo letto un paio di traduzioni con le dita che mi prudevano, perché dico, no? E poi soprattutto i traduttori classici hanno un piccolo difetto, no? che stasera mi sono fatto amici, credo, no? Come diceva in un altro libro, l'ho messo, no? Che dizionario della stupidità che vedo qua giù, no? Poiché nel dizionario della stupidità appunto ho fatto la stessa cosa facendomi molti amici, no? Ho messo come citazione iniziale una frase di Johannes Brahms, che come forse voi sapete era un compositore ma con un carattere abbastanza, no, difficile, no? Irsuto, no? E allora si racconta che lui una sera andò a una festa, no? E quando stava andandosene via, no? Prima, no? No, la festa continuava, lui se ne stava andando, sulla porta di casa disse: se ho dimenticato di insultare qualcuno chiedo scusa, no? E questa sera sto facendo la stessa cosa, no? con eleganza. Sui poveri traduttori. Ma per qual è il difetto, a parte gli scherzi dei traduttori, che ovviamente devono essere gli esperti di greco o di latino, sono dei classicisti, no? Quando però un'opera parla come quella di Lucrezio di scienza, spesso guardano le foglie, no? I classicisti, e si dimenticano della foresta, no? Non capiscono nemmeno bene quello che sta succedendo. E leggendo queste traduzioni, a me, che invece apparteneva all'altra parte, interessava poco la struttura, no, del verso eccetera, mi interessava quello che mi sembrava di capire che Lucrezio stesse dicendo. E il libro di Lucrezio è straordinario, come ho già detto tante volte e non ho ancora spiegato in che modo, in due sensi. Il primo è che è un libro di divulgazione scientifica, lui vuole spiegare come è fatto il mondo e racconta come è fatto il microcosmo, gli atomi, come è fatto il cosmo a misura d'uomo, come lo vediamo noi, e come è fatto il macrocosmo, no? Sei libri, due, 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 no? Messi in questo modo. E quindi, riletto oggi, la cosa interessante è andare a vedere quanto aveva capito effettivamente, non solo lui, ma il suo tempo del mondo, e raccontare quanti scienziati si sono ispirati a Keplero. Ma i più grandi, Newton per esempio, Maxwell, e non solo gli scienziati, Marx ad esempio, che ha fatto la sua tesi di laurea, voi pensate su che cosa l'ha fatta? L'ha fatta sugli atomisti appunto, su Democrito, no? e Epicuro e Lucrezio, no? E allora spiegare questo, cioè tradurre questo libro, prendendo ovviamente le traduzioni dei traduttori, no? Ma rimettendole, no, diciamo così, no, in circolo, facendole, scrivendole come se fosse uno di noi che parla oggi, no? In prosa, quindi lasciando perdere la poesia, no, così. E la seconda cosa, devo dire la verità, no, personalmente, Lucrezio era un anticlericale, no? Ce l'aveva con le chiese, non è che fosse un ateo, perché il libro di Lucrezio inizia con un inno a Venere meraviglioso, no? Talmente meraviglioso che quando poi i preti se ne impossessarono, prima di proibirlo questo libro, no, nell'interregno decisero, dice, ma facciamolo diventare un inno alla Madonna, no? Perché intanto la Madonna, no, basta cambiare il nome, no? così come gli inni che lui faceva a Epicuro divennero inni fatti a Cristo, no? E così via, delle preghiere addirittura, no? Però non amava le religioni istituzionalizzate, no? Le chiese. E poiché forse qualcuno sa
che anch'io non amo molto, no, queste cose, due motivi c'erano, no, per prendere in mano Lucrezia, no, cercare di rileggerlo così. E quindi ho fatto un'operazione simile a questa, in cui c'è la traduzione davanti a fronte, ma poi invece di mettere il testo a fronte, come fanno questi traduttori, che se uno sa leggere il testo a fronte evita di leggere il traduttore, no, quindi è inutile. Allora ho fatto un commento, no, di nuovo a Lucrezia, quindi sono due cose che gli editori, insomma, hanno storto molto il naso, no? Perché poi l'hanno pubblicati, ma poi ho dovuto pagare il fio, però, perché scrivendo il dizionario della stupidità o la democrazia non esiste. Vabbè, ho fatto un, diciamo così, no, un, è stato un viaggio. Associazioni libere come quelle che a pagamento si fanno sul lettino dello psicanalista. Oppure uno stream, andando, of consciousness, più o meno. Lo stream, il flusso di coscienza. Flusso di coscienza alla Joyce, per esempio, sì. O alla Tolstoi, perché poi il primo flusso di coscienza, tutti noi lo identifichiamo con Joyce, no? Ma se uno legge, se riesce ad arrivare alla fine, perché quei libri lì sono lunghi, no? I libri di Tolstoi, ma se si arriva alla fine di Anna Karenina, nell'ultima parte, quando lei esce ormai da casa, no? Non siamo noi, non siamo noi, siamo tranquilli. Che sarà il finale, no? Scoppiettante di questa. Per colpa dell'ira dei filosofi. Degli dèi, credo, no? A questo punto, no? Perché non credo che i filosofi abbiano potere sull'elettricità, mentre invece forse gli dèi, se ci sono, sì, no? Dicevo, quando lei esce di casa, no, Anna, no? E ormai sta andando verso la stazione dove poi si butterà sul treno, non credo di svelare il segreto, no? di questo libro, no? È proprio un flusso di coscienza, perché lei si sentono i pensieri che ha dentro e poi si vedono ogni tanto le immagini così a brandelli di quello che guarda intorno e così via. Ma Joyce l'ha detto lui stesso, no? Che in realtà non l'ha inventato lui il flusso di coscienza, ma come vedete invece noi lo usiamo, no? Questo flusso di coscienza per passare da una cosa all'altra. Io amo di più il lettino dello psicanalista, perché ce l'ho anche con gli psicanalisti, no? Ecco. C'è qualche psicanalista per caso? Credo che ormai dopo abbiamo coperto tutte le professioni che ci sono, ma gli psicanalisti, perché insomma sono veramente dei letterati, loro sì che fanno letteratura fantastica, solo che va benissimo se uno la presenta come letteratura fantastica, ma se la presenta come una cosa reale, no? Non parliamo poi come addirittura una cosa scientifica, allora no. Sai come il Nabokov, no? Che era scrittore che è diventato famoso soprattutto per Lolita, appunto, no? E uno che scrive Lolita, certo, insomma, no? Poi dopo gli psicanalisti, no? Si buttano sul suo cadavere, no? E lui ce l'aveva a morte con gli psicanalisti e diede tante definizioni di loro, la chiamava la psicanalisi voodoo, no? Lo stregone viennese lo chiamava Freud, perché quello era uno stregone, no? Ma la definizione più bella che diede alla psicanalisi è: la psicanalisi è una cura che consiste nello spalmarsi miti greci sulle parti intime, no? E in effetti è così, no? un po' di Edipo, no? Un po' di Giocasta, no? di Elettra, di tutte queste cose qua. Vabbè, insomma, abbiamo spaziato su tutto, però vedo che l'ora è abbastanza tarda, non so se vogliamo fare... Facciamo fare qualche domanda. A me una piccola curiosità, ha spiegato com'è stata la genesi di questo libro, ma all'interno di questo libro c'è un capitolo, un qualche cosa che comunque l'ha incuriosita, nel momento in cui stava scrivendo si è accorto di essere catturato da quello che stava raccontando, maggiormente rispetto ad altro? Altro che catturato, se ci fosse qui mia moglie smetterebbe le mani nei capelli, perché mia moglie che insegna scienze, che quindi queste cose le capiva, no? E io che cercavo, che credevo di essere uno scienziato, ma essendo un povero matematico, quindi no, sapevo soltanto lo strumento, eccetera. Ma per capire le cose che spiegava, soprattutto Keplero, ma ci ho messo settimane o mesi, e i ragazzi, i poverini, i figli suoi, no? di mia moglie, no? E in realtà a volte facevamo dei viaggi così, no? E io davanti con lei che discutevo, no, non è così, ho capito come sono le cose, allora basta, non se ne può più uno. Quindi altro che catturato, sono stato stregato da quelle cose. Forse non è la risposta che ti aspettavi, cioè le pagine che mi hanno stregato. No, ma va benissimo. Però molto di più, appunto, no? Proprio catturato. No? E è alla stato fine, preso dal daimon, allora. Dal daimon, quello... Tra l'altro, per chi di voi ha letto, che Daimon è quello che Platone racconta che Socrate avesse, no? Era una cosa che gli diceva, no? Era una voce interiore, no? Che gli diceva cosa non fare, perché lui dice quello, non diceva mai che cosa fare.
che è un motivo molto ovvio, no? Anche i comandamenti sono quasi tutti non fare questo, non fare quell'altro, eccetera. Perché? Perché è ovvio che cos'è il male, no? Ma nessuno sa cosa sia il bene, no? Quindi, nemmeno Dio. Invece poi adesso nella programmazione. Quando ti dicono no, non fare quello, non fare quell'altro, no? Si può dire, ma fai che cosa, no? Quello è molto più difficile. E il Daimon cosa ci dice? Ci dice che Socrate era uno schizofrenico, perché oggi chi, ma certo, oggi chi sente le voci, no? Quello lo prendono, no? Non è che gli lo eleggono a maestro, no? Dei giovani, no? E come è stato fatto con Socrate. Cioè sentire le voci è il caso tipico, no? Della schizofrenia. C'è addirittura un signore che consiglio, no? Che si chiama James, che ha scritto un bellissimo libro e si chiama Il crollo della mente bicamerale. E lui ha letto soprattutto l'Odissea e l'Iliade, no? Cercando di andare a fare dell'archeologia, no? Di capire qual era la visione del mondo dei greci antichi, persone stranissime questi greci, no? I quali non si stupivano che uno racconti, come Omero raccontasse che si cammina per la strada e tu sei solo e ad un certo punto ti appare Palla di Atena che si comincia a parlare, no? Cioè, voglio dire, come potevano credere a cose di questo genere? E James sostiene che erano tutti schizofrenici i greci dell'antichità, perché all'epoca c'era quello che si chiamava appunto la mente, lui la chiama la mente bicamerale, no? Cioè una specie di divisione, no? Della visione della realtà. C'era il principio di realtà che, in cui tu facevi le cose della vita reale, ma poi c'era questo modo fantastico, no, così. E oggi questa visione ce l'hanno, secondo James, solo più gli schizofrenici, che continuano appunto a mescolare, no, queste cose, a sentire le voci, no, eccetera. Io ho conosciuto uno schizofrenico molto famoso, che tutti voi avete sentito nominare, che si chiamava John Nash, che è il protagonista di Beautiful Mind, del famoso film, no, che è stato per tanto tempo in manicomio, no, ovviamente, o in strutture, no, così, psichiatriche, torturato, lui diceva, no, con questi elettroshock, eccetera. Poi ha avuto una remissione spontanea, ha vinto il premio Nobel per l'economia, è diventato il protagonista di questo film, no? E così via. È venuto tante volte in Italia, l'abbiamo portato al Festival di Roma di matematica per 3 anni, no? Abbiamo fatto tante conferenze e io lo stuzzicavo un po' perché mi piaceva sapere, no? E una volta abbiamo parlato di Socrate, appunto, no? E del Daimon, no? E lui mi ha detto, guarda, insomma, sentire le voci non è mai un buon segno, no? E dice, e soprattutto, no? E dice, e consiglio di, se uno le sente, consiglio di non dirlo, a meno che non si tratti di qualche cosa di religioso, perché allora se dice se ho sentito Padre Pio, la Madonna, lì va bene, perché allora poi dopo cresce. Si entra in un altro ambito. Si entra in un altro ambito, ma è meglio forse chiudere qua, no? Io mi scuso del fatto di dire di chiudere, ma purtroppo sono arrivato qui. Sì, è stato preso subito. In un lungo viaggio che oggi mi porta su 5 treni, no? E 2 macchine per arrivare e qui. E quindi anche ritorno sarà impegnativo. E purtroppo devo andare e abbiamo il treno tra non molto, quindi dobbiamo scappare. Sì. Ma comunque. Giusto una domanda, se qualcuno tra il pubblico ha qualche cosa da chiedere, io porgo volentieri il microfono. In particolare la signora che si Cristiana è rifiutata, che... rifiutata di... Cristiana si chiama? Cristiana, sì. Cristiana obbligata, quindi io cedo il microfono a Cristiana per una domanda. Cristiana è obbligata soprattutto per il nome che porta, visto che... No, allora adesso le faccio creare un altro nemico, ma parliamo piuttosto di quelli che pensano che qualcuno sia arrivato dalla Luna o dalle stelle verso di noi. Cosa ne pensa lei di tutte quelle teorie con cui... Tu scendi dalle stelle? No, degli alieni. Ah, ma sono uguali, perché sa, poi alla fine sono 2 facce di una stessa medaglia. La cosa interessante è che alla fine, per non uscire dal seminato, è che alla fine di questo libro, nella terza parte, che è la parte di Huygens, beh, lui ha questa visione estremamente generalizzata, no, dell'universo, e dice, ma se noi guardiamo le stelle, no, ci accorgiamo che le stelle sono esattamente come il Sole, o meglio, il Sole non è nient'altro che una stella. Questa è una cosa che si è capito proprio in quel secolo. Huygens è uno dei primi che ci dicono che il Sole è una stella come tutte le altre, no? Copernico non lo faceva ancora Galileo, Kepler era lì, no, a metà. Huygens è il primo che lo capisce. E allora che cosa capisce? Capisce che aveva ragione Giordano Bruno,
quando diceva che le stelle effettivamente sono come sistemi solari che hanno attorno a sé dunque pianeti. Ormai tra l'altro queste cose si sono veramente scoperte, sapete che la sonda Keplero, che è, notate come queste sonde poi hanno preso i nomi proprio di queste persone, la sonda Keplero che gira attorno al Sole su un'orbita simile a quella della Terra e quindi sta più o meno vicina a noi, sta fotografando e controllando decine di migliaia di stelle e ne ha già trovate ormai migliaia che hanno pianeti, molte hanno sistemi planetari addirittura, molti di questi sistemi planetari sono simili al nostro, hanno dei pianeti che sono nella zona abitabile, non troppo vicini alla stella dove si bruciano come Mercurio, non troppo lontani dove si ghiacciano invece come Giove o Saturno, no? Bensì a metà, no? Hanno grandi oceani come quelli che dicevamo prima, addirittura, no, su Encelado, su Europa che è un satellite di Giove e così via. E quindi effettivamente il fatto che ci siano delle forme di vita altrove, ma è praticamente sicuro, no, su questo. Quindi gli alieni veri sono quelli, no? Ora che poi questi alieni poveri di fantasia e di scienza, come quelli di Spielberg, che uno crede che gli alieni ci abbiano sei dita, no? Oppure che abbiano un'antennina qui, ma quelle sono parodie, no? Di quella che è la vera fantascienza. E visto che prima ho citato Primo Levi, in un dialogo con Tullio Levi, con Tullio Regge, Primo Levi disse proprio quello: la fantascienza oggi, la vera fantascienza, è la scienza. Perché quella che si chiama fantascienza è povera fantasia, è pessima scienza, no? Ma la vera fantascienza è la scienza, che presenta delle immagini che sono quello che noi chiameremmo fantascientifiche, perché sono così al di là, no? E sicuramente quella degli alieni, quelle delle forme di vita, no? Saranno l'argomento poi del futuro di questi anni proprio, perché con queste scoperte ormai siamo entrati in questa nuova era, appunto, no? Della vita extrasolare, no? E ovviamente, no? Extraterrestre. Però ovviamente è una cosa ben diversa da quelli che dicono: ah, sono arrivati gli alieni, no? Le stelle dei Maya li rappresentano, Gesù è sceso dal cielo, appunto, anche lui, tu scendi dalle stelle, no? E così via. C'è molto di più della scienza di quanto si possa immaginare. Allora, grazie, ringraziamo per... Pier Giorgio Di Freddi, la possibilità di grazie acquistare il attenzione. Libro presso lo stand della libreria, appunto, Volta Pagina. Grazie davvero per la sua presenza questa sera. Ed è stato un piacere ascoltarla. Fossero sempre così i momenti di divulgazione. E soprattutto abbastanza brevi, perché io spesso purtroppo quando vado poi parlo per due ore e credo che molti direbbero fosse sempre così, no? Che no, se la cava, secondo me sarebbero rimasti, dico la verità. Grazie davvero. Grazie e buon proseguimento. Oh.